Lega Pro, il Gubbio asfalta 4-0, il Bassano raggiunge il quinto posto in classifica. Stasera torna fuori gioco, ore 21, TRG ospite il difensore rossoblu Burzigotti, collegamento telefonico con l'ex tecnico Gigi Simoni. Serie B, il Perugia regola la Pro Vercelli grazie a Guberti ed è ora in quinta piazza solitaria. Serie D, Trestina e Sansepolcro da applausi, Eccellenza, Fontanelle Branca Super, Volley Superlega, Sir Perugia da urlo. Buonasera, ben ritrovate, l'appuntamento con l'informazione sportiva. La Lega Pro in primo piano perché il Gubbio ha battuto ieri con un perentorio 4-0 il Bassano nella 18ª giornata del girone B di Lega Pro. Uno scontro diretto in ottica playoff che è risultato senza storia già dal primo tempo, terminato 3-0 con le reti in successione di Ferri Marini, Candellone e Ferretti, intervallate dal rigore fallito del trequartista ospite Minesso. Ad inizio ripresa il poker di Casiraghi proprio dal dischetto. Ora i rossoblu, quinti in graduatoria a quota 31 punti, riprenderanno ad allenarsi domani per preparare la trasferta del Braia contro il Modena, anticipata sabato 17 dicembre alle ore 14:30. Si parlerà di tutto questo e molto di più nell'appuntamento questa sera alle ore 21 con il salotto di fuorigioco. Tra gli ospiti il centrale difensivo rossoblu Lorenzo Burzigotti, collegamento telefonico con l'ex direttore generale ed allenatore del Gubbio Gigi Simoni. Ma sentiamo intanto le parole post gara di Mister Maggi e anche di un soddisfatto presidente Notari. Mi fa particolarmente piacere per i ragazzi, alla fine di una settimana intensissima dove abbiamo affrontato Reggiana, Venezia, oggi il Bassano, e i ragazzi veramente hanno continuato con caparbietà a giocarsela. E credo che questo sia il giusto premio di tutto quello che è stato fatto anche a Venezia e con la Reggiana in casa. Il Gubbio non solo oggi, diciamo che ha fatto delle prestazioni, ha sempre giocato, perciò è un Gubbio che, dico la verità, mi affascina perché esprime un bel gioco. Il mister ci vediamo un po' spesso e di conseguenza siamo abituati a fare delle programmazioni, e se andiamo a ritoccare questa squadra lo faremo diciamo mirato, un discorso mirato e che non porta i non equilibri a quelli che adesso diciamo che sono importanti, perché questa squadra sta esprimendo un bel gioco. Poi, come ho detto, a fine dicembre ci metteremo seduti, vediamo dove siamo, vediamo quali sono gli obiettivi del Gubbio e lì andremo a ritoccare quello che c'è da ritoccare. E in attesa del posticipo tra Albino Leffe e Venezia è il Pordenone a prendersi la vetta del girone B violando per 2-0 il campo della Feral Pisalò. Crolla invece la Reggiana Forlì, la San Benedettese perde il derby con l'Ancona e ne approfitta il Padova, ora quarto dopo il 2-0 sul Suttirol. Vittorie importanti in ottica salvezza per Lumezzane e Mantova, non va oltre l'1-1 invece il Parma al Tardini contro il Teramo e stesso risultato tra Maceratese e Sant'Arcangelo. In Serie B è tornato ad allenarsi nel primo pomeriggio il Perugia, reduce dalla vittoria per 1-0 con la Pro Vercelli, firmata dal gol di Guberti che ha proiettato il grifo in quinta piazza. Ora nel mirino c'è la trasferta di sabato alla Spezia, ma sentiamo la disamina di mister Bucchi. Cioè, queste sono partite maledette, no? Perché due gol annullati, due traverse, tante occasioni, parate, gioco straordinario, l'abbiamo chiusi nella loro metà campo come immaginavamo alla vigilia. E poi sono partite che magari con un piazzato, con un'azione del cavolo, con un tiro, una deviazione, rischia addirittura di perderle. Siamo stati bravi, perché come dicevo ieri abbiamo trovato la zampata giusta, stavolta non abbiamo veramente rischiato mai nulla, perché non c'è stato veramente un tiro, c'è stato un cross e un'uscita bellissima di Antonio, che veramente è stato l'unico momento in cui ci hanno impensierito, perché per il resto è stata una partita dominata in lungo e largo. E quindi sono molto contento, per oltre alla prestazione che ci siamo portati a casa il risultato, le abbiamo fatto nel nostro stadio, ce lo siamo ripreso e abbiamo regalato una bella giornata ai nostri tifosi. È vero che siamo solo alla 18ª giornata, però vederci quinti significa che questa squadra sta trovando delle convinzioni, delle certezze. Ecco, l'atteggiamento dei nostri avversari credo che sia la risposta a tante domande. Chi viene qui da noi viene con un atteggiamento assolutamente dimesso.
Questo da una parte ci complica la partita, da una parte ci dà la risposta a quello che è il nostro valore. Ci rispettano, ci temono, quindi credo che questa sia la più bella considerazione. Gli altri hanno preso coscienza che siamo una squadra tosta, quindi noi non potevamo far da meno. Credo che dalla partita in casa col Novara e poi un susseguirsi tra Genova e Verona, questa squadra abbia cambiato marcia mentalmente. Anche se oggi avessimo pareggiato, avrei detto le stesse cose, dico con grande serenità. Sedicesimo turno in archivio in Serie D, gara, gran prestazione, notevole risultato del Trestina che strappa un pareggio pesante sul difficile campo dell'Aquila, attestandosi a quota 24 in classifica. Rimarchevole performance anche per il Sansepolcro che regola 3-0 la Flaminia al Buitoni, salendo a 22 punti. Naufraga invece il Città di Castello, sconfitto 3-0 al Bernicchi dall'Avezzano, oltre al Città di Foligno in campo con la Juniores a Monterosi, ha asfaltato 7-0. Per il Falco probabile che in settimana si arrivi ad una svolta, o vendita della società oppure radiazione dal campionato. 14ª giornata in eccellenza, il Bastia, grazie alla doppietta dell'ex Maiella, espugna il Luzzi di Gualdo Tadino e torna capolista solitario, complice il KO per 2-1 della Voluntas Spoleto a Narni. Spoletini raggiunti in seconda piazza dal Castel del Piano, che surclassa 5-1 il Lama, e dal Ventinella, Corzaro per 2-0 a Torgiano. Convincente successo esterno anche per il San Sisto a domicilio della Subasio. L'Angelana regola 2-0 il Petrignano e l'Orte spugna di misura Massa Martana. Vittoria ridondante anche per il Fontanelle Branca, capace di schierare per 2-1 la corazzata Villa Biagio grazie alla doppietta di Emanuele Francioni. Passiamo dal calcio al volley, e in particolare al volley di Superlega, perché continua incessante la marcia vittoriosa della Sir Safety Conad Perugia. Anche Piacenza cede per 3-1 alla forza d'urto dei Block Devils di Lorenzo Bernardi, che conquistano la sesta vittoria consecutiva in campionato, nona di fila contando anche la Champions. 25-22, 25-21, 21-25, 25-14 i parziali, e con questi tre punti Perugia consolida il quarto posto, si prepara nel miglior modo possibile così al prossimo match di campionato domenica prossima a Padova. In B1 femminile la TUM Perugia invece fa suo per 3-1 il derby contro San Giustino al Pale Evangelisti, tre punti che consentono al sestetto di coach Bovari di confermare la terza posizione in classifica, mentre stazionano sempre in terz'ultima piazza le Alto Tiberine. In B maschile ancora una vittoria per Pallavolo Città di Castello, che batte 3-1 Terni agguantando il secondo posto. Dal volley passiamo al basket. In A1 femminile, Pallacanestro Umbertide, dopo il blitz di Broni, non riesce nell'impresa di battere la corazzata Lucca. 58-38 per le toscane il punteggio finale al Palamorandi. Le Umbre restano comunque in settima piazza e domenica prossima c'è lo scontro salvezza da non fallire alla Spezia. In binazionale maschile, dopo una partenza super, Sicoma Valdiceppo deve alzare bandiera bianca a Pescara, che vince 88-77 alla Sirena. Prossimo turno per i ponteggiani contro San Severo al Pala Cestellini. In C-Silver regionale continua a mietere vittorie Bastia, che dopo Perugia regola anche Foligno. Fratto Umbertide fa valere il fattore campo contro Viterbo, mentre Gualdo non regge l'urto di Assisi. In Serie D Gubbio cade in casa contro Terni, mentre in promozione la polisportiva Gubbio ha bisogno di un tempo supplementare per avere la meglio su Deruta. Questa era l'ultima notizia per il nostro TG Sport, che si conclude qui, ma vi ricordiamo alle ore 21, canale 11 di TRG, l'appuntamento con Fuorigioco, ovviamente interviste, commenti, immagini delle ultime partite in campionato, in particolare il focus sul Gubbio Calcio. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata.